Da giovedì sera il centro di Aosta si è trasformato in una grande ludoteca a cielo aperto per il Gioca Aosta. E allora andiamo a vedere come sta andando questa manifestazione collegandoci in diretta con Valentina Antonelli che si trova proprio in questo momento in piazza. Sì, siamo proprio qui in piazza Chanou, nel cuore in questo momento della manifestazione, anche se in realtà, come abbiamo sentito anche nel servizio precedente, sono tanti ormai luoghi della città dove appunto Gioca Aosta si snoda, dove si può giocare. Per tanti c'è bisogno, come abbiamo sentito prima, dell'accesso con il Green Pass, non nella ludoteca e nella piazza centrale, ma cominciamo a parlare di questa edizione che sta tornando in qualche modo ai numeri di quella pre-pandemia. Ne parliamo con il coordinatore di Gioca Aosta, Davide Jacquot. Sì, siamo molto contenti di essere tornati in piazza, i numeri appunto stanno tornando a essere quelli che ci spingono verso il record che abbiamo avuto nel 2019, siamo molto contenti soprattutto di essere riusciti a costruire una manifestazione molto partecipata, molto festosa, ma comunque in completa sicurezza. Abbiamo molto poco bisogno di chiedere alle persone di rispettare le poche regole che ci siamo dati, perché ci rendiamo conto di quanto sia importante riuscire di nuovo a conquistare uno spazio pubblico come questo, e con la collaborazione di tutti sta andando tutto bene. Qualche numero su questa edizione? Allora, abbiamo registrato un più 30% nei giochi della ludoteca, ma sono quasi 2000 gli iscritti alle diverse attività. Poi abbiamo singole attività che hanno decine e decine di iscritti, dai tornei di puzzle a quelli di enigmistica. Ci sono 300 volontari che danno vita alla manifestazione, ci sono più di 200 eventi sparsi in città, ci sono una ventina di luoghi, come dicevi, che facciamo popolare con i nostri giochi. Oltre alla piazza centrale, all'area del Teatro Romano e piazza Narbonne, le singole attività arrivano all'area megalitica, alla Torre dei Balivi, nel museo archeologico, anche in spazi magari poco noti come l'area funeraria fuori Porta Decumana o la Villa della Consolata, perché il gioco è proprio un modo per scoprire la nostra città. Voi chiedete anche giustamente il sostegno a questa associazione, alla manifestazione. Come si può fare? Gioca Aosta è costruita da volontari, però costa, contati male, 50.000 euro. Oltre al sostegno di Comune, Regione e Fondazione CRT, lo stesso pubblico può sostenerci attraverso la lotteria, venendo e comprando un biglietto a 2 euro, oppure attraverso il crowdfunding. Sul sito giocaosta.it si può donare a partire da 10 euro e sostenere Gioca Aosta del 2022 ormai, perché stiamo già guardando alla prossima estate, e poi in moltissimi altri modi, venendo in piazza, comprando gadget o accompagnandoci nelle nostre attività del resto dell'anno. Allora, abbiamo detto che Gioca Aosta ormai è in tutta la città, noi oggi siamo andati a vedere alcuni dei punti dove si gioca. Allora, vediamo insieme il servizio. Tra le tante location di quest'anno, Gioca Aosta c'è anche la Torre dei Balivi. Esatto, sì, siamo qua per fare la finale del trofeo Trudy Aegis. Ieri siamo stati all'area megalitica dove si sono giocati tre tavoli di semifinale, adesso abbiamo i tre finalisti e siamo qua nel nostro giocare dappertutto, perché a noi ci piace giocare un po' ovunque, non soltanto in piazza Chanou dove c'è la grossa ludoteca, ma anche in giro per vari posti di Aosta bellissimi come la Torre dei Balivi. È il mio primo anno a Gioca Aosta e sono venuto da lontano perché sono veneto, e anche col pretesto poi di vedere tutta Aosta. Ecco. Gioca Aosta è arrivata anche nel sottotetto della cattedrale. Questa sì, è una delle tappe del giocare dappertutto, ha portato due tavoli di giocatori a giocare a Villenus e a Paper Dungeons qua nella cattedrale, grazie alla collaborazione che abbiamo instaurato con loro negli ultimi 3 anni. A Gioca Aosta per lavoro o per piacere? Sicuramente per entrambe le cose, diciamo che essendo blogger mi interessa provare più giochi possibili, ma tranquillamente a Gioca Aosta ci si rilassa per piacere. Quindi che cosa fa? Mi occupo di recensire giochi da tavolo su un canale YouTube, si chiama Recensioni Minute. Cerco di condensare in 5 minuti la quarta di copertina di un gioco da tavolo, mettiamola così. Anche voi siete a Gioca Aosta per professione? Non esattamente, io sono un'editrice di giochi da tavolo, mi occupo di marketing, ma sono qui per giocare, per fortuna. Io sono un illustratore di giochi da tavolo e approfitto di Gioca Aosta per provare tanti giochi che durante l'anno non ho avuto occasione di provare, quindi mi sto aggiornando anche qui, divertendomi. Gioca Aosta è un tutt'uno con la città che la ospita, la città di Aosta, una sinergia che sta crescendo sempre di più nel corso del tempo. Allora parliamo anche di questo con Samuele Tedesco, l'assessore all'istruzione, cultura e politiche giovanili del Comune. In che modo si sviluppa questa sinergia?
Beh, in maniera continua, a partire dalla sede che è situata nel centro del quartiere Cogne, con la scatola rossa, la sede dell'associazione Osta Iacta Est, ma soprattutto facendo scoprire la città non solo ai turisti, e ce ne sono tanti come abbiamo visto, ma anche agli stessi cittadini, con questo gioco Locus, dalla durata di 90-120 circa, che permette di scoprire anche dei luoghi insoliti che spesso la popolazione non conosce attraverso il gioco, e d'altronde scoprire, cercando di imparare anche luoghi della città, questa è la mission di Giocaosta. Brevemente, qual è l'importanza di una manifestazione che porta numeri grandi come questi per una città come Aosta? Beh, basta guardarsi intorno in realtà nel vedere Aosta colorata, ricca. Il tema degli eventi culturali estivi della città era comunité, un gioco di parole tra comune ed estate e comunità. Ecco, io credo che Giocaosta, sarò ripetitivo, ma Giocaosta rappresenta al meglio quello che è il significato di comunità, una comunità dove tutti quanti stanno insieme, dove si gioca in comunità tra generazioni anche molto diverse tra di loro, ma in maniera continua, ed è per questo che il comune non poteva che supportare la manifestazione allineandosi con un contributo finanziario con gli altri entry partner. Grazie mille. Allora, Giocaosta chiude domani sera alle 6, c'è ancora tempo per passare, se volete. La linea allo studio. Bene, grazie dunque a Valentina Antonelli. Noi torniamo in studio per parlare